Buongiorno, benvenuti a Ranghetti Auto. Io sono Rocco. Oggi andremo a vedere un Volkswagen Caravelle del 2016, una vettura che ha percorso 321.000 km. Normativa di appartenenza Euro 6, motore 1.000 TDI da 150 cavalli, trazione anteriore. Questo è un 9 posti. Daremo un'occhiata alla parte esterna per poi passare agli interni. Come sempre partiamo dal frontale, gruppi ottici alogeni con i fendinebbia, monta dei cerchi del 16, ben gommato, il bianco classico bianco Volkswagen, un veicolo come vi dicevo prima, 9 posti, passo lungo. Come vi dicevo prima, è un Euro 6. Finiamo una panoramica esterna per poi passare agli interni. Vi ricordiamo inoltre che il precedente proprietario aveva fatto da poco frizione volano e anche la pompetta della frizione. No, no, è un veicolo veramente in ottime condizioni. Partiamo dallo sportello lato guida, come sempre, con i vetri elettrici e la regolazione elettronica degli specchietti e il blocco portiera. Allestimento Comfort Line, gli interni sono in tessuto grigio chiaro. Poi qui troviamo in più anche il cruise control oltre al computerino di bordo centrale. Abbiamo la radio con l'ingresso USB, ingresso AUX e SD card e climatizzatore automatico, che qui abbiamo la possibilità col tastino dello start and stop disattivazione. Qui abbiamo l'accensione delle luci, fendinebbia e regolazione in profondità. Adesso diamo un'occhiata anche dietro. Questo è un 9 posti, quindi abbiamo due anteriori lato guida e passeggero, doppia fila perché sono quattro file alla fine, quindi due da due e una da tre per finire. Qui, come potete vedere, c'è ancora il cellophane di quando era nuovo, quindi è stato tenuto in maniera maniacale. Faceva trasporto persone, un NCC, quindi ha fatto un sacco di autostrada, anche per quello che abbiamo un buon chilometraggio, perché non è elevato per quel tipo di veicolo qua. Qui, come potete vedere, abbiamo seconda fila, doppia, terza fila e quarta fila dietro. Anche questo, logicamente, su ogni sedile troviamo le luci dedicate e in più abbiamo, cioè hanno chi si siede dietro, la possibilità di regolare il discorso dell'aria condizionata. Quindi possono scegliere anche loro la temperatura dell'abitacolo. Un'altra occhiata alla plancia centrale. Questo è il sedile lato passeggero anteriore destro, come potete vedere anch'esso in ottime condizioni. C'è la possibilità di disattivare l'airbag frontale. Per concludere, lo sportello anteriore destro. Segnaliamo come sempre qualche segnettino di carrozzeria, non sono perfetti. In conclusione, come sempre, vi invito a visitare il nostro sito internet ranghettiauto.com, dove troverete le informazioni complete del veicolo, numero di targhe di telaio, i nostri recapiti telefonici e gli indirizzi email per scriverci. Per il resto, come sempre, se il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un like e ci vediamo alla prossima presentazione.